Quali sono i principali criteri e metodi utilizzati dalla vostra azienda per garantire che la cleaning validation sia efficace e conforme agli standard di qualità e sicurezza? Anche qui abbiamo attraversato vari periodi storici, no? Per un certo periodo la chimica ci ha aiutato moltissimo mettendo in campo dei solventi che erano considerati non tossici e non pericolosi. Poi si è visto invece che lo erano e quindi pian pianino sono stati banditi. I due elementi chimici che concorrono al lavaggio sono o i solventi o le soluzioni detergenti. E quindi abbiamo orientato il nostro interesse sulle soluzioni detergenti che adoperano principalmente l'acqua e dei detersivi. Ma anche qui abbiamo cercato di utilizzare meno detersivi, perché la maggiore quantità di detersivi rendono più difficile poi la loro depurazione, per cui abbiamo ridotto enormemente la temperatura di lavaggio, ma almeno di 20 gradi sui cicli tradizionali, utilizzando come prodotto, come vettore lavante, l'acqua con una percentuale di detersivo. Abbiamo ridotto la temperatura, abbiamo ridotto i detersivi, per cui abbiamo facilitato tutti i processi di rigenerazione come filtrazione o dissolvazione. Riusciamo quindi, ripeto, a utilizzare la soluzione detergente, mai a smaltirla, ma a riutilizzarla in continuo, o come soluzione primaria oppure come compensazione dei consumi giornalieri. Per cui il nostro sporco che noi generiamo è soltanto lo sporco che noi togliamo dai nostri pezzi, che è un traguardo veramente favoloso e bellissimo per noi che siamo arrivati a questa conclusione.